Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Daniele. Oggi voglio parlarti di dropshipping da Amazon e come aumentare il margine di guadagno con 4 trucchi nascosti. Quindi resta con me. Prima di tutto voglio ringraziare tutti quanti voi, siamo arrivati a 300 iscritti giusto ieri. Grazie a chiunque mi segue e per supportarmi. Se ti vuoi unire alla mia piccola comunità, ti chiedo di mettere like a questo video e di iscriverti al canale YouTube, così mi aiuti a farmi conoscere sempre più gente. Io parlo di dropshipping, e-commerce, finanza personale e anche processo di pagamento, e oggi voglio appunto parlarti di dropshipping fatto da Amazon come fornitore e voglio condividere con te 4 trucchi per aumentare il margine vertiginosamente. Trucchi che nessuno ti spiega in giro, specialmente in Italia. Quindi, senza perderci in chiacchiere, iniziamo subito. Il primo trucco che voglio condividere con te è il coupon. Se quando fai dropshipping da Amazon, specialmente se fai dropshipping da Amazon a eBay, la concorrenza aumenta sempre di più perché ci sono sempre più dropshipper che usano questo fornitore. Quindi i margini stanno andando sempre a diminuire, quasi arrivando a un prezzo di parità tra eBay e Amazon. Come possono quindi guadagnare questi dropshipper che ancora continuano a fare dropshipping da Amazon e eBay? Semplicemente aumentando i margini in profitti nascosti, cioè profitti che non vanno a ricadere sul cliente finale ma vengono fatti tramite altri mezzi. Uno di questi è il coupon. Quando vai su Amazon ci sono determinati prodotti, Amazon Italia lo ha implementato da poco, prima non c'era, quindi ora lo troverai sempre più spesso. Sono le opzioni che puoi applicare dei coupon, cioè i venditori che vendono su Amazon applicano i coupon scontati per far acquistare i loro prodotti. Se tu vai a selezionare questi prodotti e li vendi su eBay, quando andrai a comprare questi prodotti su Amazon, tu oltre al tuo margine già configurato su eBay o sul tuo canale di vendita potrai applicare questo coupon, che solitamente va da una percentuale del 10 fino al 30%, e guadagnare molto più margine. Questo, se tu ti concentri a selezionare questi prodotti, il tuo margine potrebbe aumentare fino al 300-400%, perché su ogni prodotto quindi compri su Amazon, potresti guadagnare 4, 5, 3 euro in più, e ovviamente moltiplicato per decine di prodotti sono molti soldi che non ricadono sul cliente finale e quindi puoi rimanere competitivo. Quindi è molto importante che perdi un po' di tempo a trovare questi prodotti. Come li puoi trovare? Semplicemente navigando, facendo attenzione, oppure se già vendi su eBay fai una lista, fai un Excel di tutti i prodotti con un coupon, vai dentro quei prodotti, cerchi il venditore, perché se vai su Amazon e selezioni il venditore ti spunta la lista di tutti i prodotti che vende. È più probabile che se quel venditore applica un coupon per un singolo prodotto lo applica anche ad altri prodotti, perché è la sua strategia di marketing. Quindi estrapola i prodotti di ogni venditore che applica coupon e rivendili sul tuo canale di vendita, ci saranno altre probabilità che venderai tantissimi prodotti dove potrai applicare il coupon e potrai aumentare i tuoi margini del 200, 300, 400%. Questo è il primo trucco che ho voluto condividere con te. Il secondo trucco, che diciamo in Italia si utilizza poco, ma in America ormai ci sono persone che guadagnano solo così, è utilizzare le carte cashback. Le carte cashback, che tra l'altro è l'argomento del primo video del mio canale, te lo lascio in descrizione, te lo puoi andare a vedere, sono carte di credito che ti danno un ritorno economico su ogni tuo acquisto. Io ad esempio, una delle mie carte cashback è American Express Blue. Questa American Express Blue ti dà dall'1 al 4% di ritorno su ogni tuo acquisto. Addirittura se compri su Amazon ci sono delle offerte con American Express, delle promozioni che durano 1 o 2 anni, che ti dà il moltiplicatore per 4 di punti e di cashback per ogni acquisto fatto su Amazon. Questo ti permette di guadagnare una cifra che va dall'1 al 4% in più su ogni tuo acquisto. Questo è un altro margine nascosto che non va a ricadere sui tuoi clienti, quindi puoi essere sempre competitivo e aumenta vertiginosamente il tuo guadagno. Se ti vuoi informare sul
sulle carte cashback o principalmente sull'American Express Blu, o ti lascio il link in descrizione. Se vuoi fare application per ottenerla, puoi utilizzare il mio link e otterrai 40 euro gratuiti senza fare niente. Le carte di credito ti danno anche un'ulteriore protezione quando fai acquisti, perché ci sono protezioni acquisti, protezioni online, quindi se l'articolo del tuo cliente viene danneggiato, viene perso, hai qualche disputa, oltre ad avere l'assistenza Amazon, quella di base, potrai rivaletti anche sulla carta di credito, sulle assicurazioni e le carte di credito. Ti lascio tutti i fogli informativi link in descrizione, così ti potrai informare. È importante, quando si vende, cercare di essere sempre più competitivi con gli altri venditori e dare i migliori prodotti al miglior prezzo ai propri clienti, e quindi devi sempre studiare nuovi metodi per non ricadere sul cliente finale con i tuoi margini. Questo è il segreto se vuoi fare un dropshipping di successo da Amazon ai tuoi canali di vendita. Il terzo metodo che ti spiego oggi è Monexia. Cos'è Monexia? Monexia è una startup, un'azienda che vende gift card, cioè carte regalo di tantissimi siti web. Su ogni carta regalo che tu compri, compresa anche quelle Amazon, quindi per comprare carte regalo Amazon, ti dà un cashback. Quindi su ogni acquisto che fai, Monexia ti darà dei punti sul proprio account e poi potrai riscattare per soldi, per euro in futuro. Questo ti permette ovviamente di fare DS abbinate, perché tu immagina, compri con la carta di credito cashback su Monexia con cashback e poi compri su Amazon un coupon. È facile che arrivi a un 20-30% di margine in più senza fare ulteriore sforzo. Monexia è un sito affidabile, ci compro ormai da diversi mesi carte regalo Amazon senza problemi, sono puntuali, l'assistenza è abbastanza veloce, se ci sono diversi problemi via email e su Facebook rispondono. Ti lascio il link per iscriverti su Monexia in descrizione. Se usi questo link potrai anche lì ottenere un bonus punti alla tua registrazione. L'ultimo metodo di cui ti voglio parlare oggi per risparmiare quando acquisti da Amazon per rivendere sono le carte regalo scontate. Voglio precisare che questo metodo non è possibile che tutti lo applicano, perché ovviamente devi avere dei tuoi canali di acquisto. Magari se ti interessa anche per cercare via email, trovi le mail in descrizione, o su Instagram trovi il nickname in descrizione. Cosa intendo per carte regalo scontato? Ci sono dei canali che ti permettono di comprare dei buoni regalo scontati. Mi riferisco sempre ad Amazon, quindi comprarli al 5, 10, 15% in meno rispetto al loro costo. È facilissimo che aumenti il tuo margine tantissimo, perché quando vai a comprare una carta regalo di 100 euro e 90 euro senza fare ulteriore sforzo hai 10 euro di guadagno in più. Basta una ricerca su Google per trovare queste gift card scontate. In Italia sono molto poche, quindi questo è vale a più valenza per la Francia o per l'America o per la Germania, dove è più facile trovare carte regalo scontate. Ed è importante anche, ho già fatto un video a riguardo, utilizzare le carte regalo su Amazon rispetto alle carte di credito per evitare i blocchi degli account Amazon. Ti lascio il video in descrizione dove parlo delle prevenzioni e sulle sospensioni Amazon e su cosa evitare. Con questi quattro metodi, se tu li seguirai e li abbinerai a vicenda, alcuni non si possono incrociare ma altri li puoi abbinare a scala, a domino, riuscirai a aumentare vertiginosamente i tuoi margini. Perché il segreto, se vuoi essere competitivo oggi dove tutti fanno dropshipping, è abbassare il margine ai clienti, dare il prodotto al meno costo possibile. Questo non vuol dire che se tu vendi a un margine alto non puoi guadagnarci. Comunque per guadagnarci, se tu hai giusti prodotti, se hai la giusta strategia. Però se tu vuoi vendere di più, dare un servizio migliore ai tuoi clienti, ricorda di utilizzare i metodi di guadagno nascosti e abbassare il costo dei clienti, avere dei clienti più felici, più vendite e dei guadagni maggiori. E ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo video, spero che vi sia stato utile, che abbia dato l'input, l'ispirazione a qualcuno per aumentare i propri guadagni e sistemare il proprio business. Ti chiedo nuovamente di registrarti al mio canale e di supportarmi. Siete molto gentili voi che mi contattate, ricevo molte richieste su Instagram e via email. Contattatemi quando volete, trovate email e nickname in descrizione, sono sempre disponibile al dialogo quando posso o a dare una mano quando mi è possibile.
Grazie a tutti, ciao al prossimo video.